Sbam è un video che ne contiene altri. Ogni settimana il meglio di quello che gira sul web io lo incastro tutto dentro a Sbam. Scherzoni da prete. E se Chuck la bambola assassina uscisse da un cartellone pubblicitario della fermata del pullman pronta ad accoltellarvi? Robots idioti. E se i robots fossero tutti così idioti da comprare lo stesso cellulare perché ce l'hanno tutti gli altri? E quando quello non funziona più vanno tutti a comprare quello nuovo? Rockstar morte. E se non fossero morte? Come sarebbero oggi? Tutto questo è un nuovo caprone famoso nel sesto capitolo di Sbam! È uno show televisivo brasiliano condotto da tale Silvio Santos a confezionare questa bizzarra candid camera dedicata all'uscita della nuova saga del film La bambola assassina, ovvero La maledizione di Chucky. L'idea è quella di truccare un nano come la bambola assassina, come Chucky, e incastrarlo dentro al cartellone pubblicitario della fermata del pullman. A quel punto non devi fare altro che aspettare che arrivino i passanti e che non gli pigli un infarto. Anche perché il nano se la corre. Sì, sono rimasto molto colpito dalle risate finte anni 80. Si vede che in Brasile vanno ancora di moda. Forse anche da noi in Italia, non so. Sbam! È una favola moderna quella raccontata in questo video intitolato Idiots o Idiots, dove tanti robot tutti uguali possiedono tutti lo stesso telefonino tutto uguale. E appena uno compra una cosa idiota, tutti comprano la stessa cosa idiota. E se uno scopre un'applicazione stupida, tutti scaricano l'applicazione stupida. Poi arriva un grosso robot che smette di far funzionare il loro telefonino. Ma c'è l'happy ending. Perché loro era un Idiots 4, adesso vendono l'Idiots 5, quello funziona. Che idioti questi robot. Cazzo, però l'applicazione della frusta è una figata. Sbam! È una illuminata agenzia di comunicazione della Florida a commissionare una gallery fotografica che possa rispondere a una semplice domanda. Se le rockstar morte prematuramente non fossero morte, oggi come sarebbero? Ecco Elvis Presley a 78 anni. Bob Marley potrebbe ancora avere i dread leggermente brizzolati. Kurt Cobain dei Nirvana potrebbe essere solo un po' più imbalsito. Mentre John Lennon sembrerebbe il rettore di un college inglese. Janis Joplin sembrerebbe un'allegra vecchietta, e anche Jim Morrison sarebbe allegro e brizzolato, mentre Jimi Hendrix si vestirebbe con delle brutte giacche blu, chissà poi perché. Sbam! Come sempre tutti i link ai contenuti di Sbam li trovate nella descrizione a questo video qua sotto. Ovviamente anche la guest star di questa settimana. Ma voi riuscite a resistere al fascino dei caproni che urlano come esseri umani? Io li trovo irresistibili. Commentare, iscriversi e spolliciare è cortesia. Grazie a tutti! Ariele Frizzante per Virus Television, passo e chiudo, Sbam!